Allora, io stavo dicendo alcune cose e mi preme riprendere dal confronto che c'è stato con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo fatto molti incontri, al contrario di quello che dice la consigliera Di Biase, e in questi incontri abbiamo portato il massimo che potevamo portare come interlocuzione capitolina. C'era il direttore generale del Comune di Roma Giampaoletti, il direttore generale di AMA Bina, l'assessore Colombana, l'assessore Montanari, l'assessore Baldassarre, presenti all'incontro con i lavoratori. I lavoratori hanno potuto interloquire con queste persone. Dire che non c'è stato ascolto mi sembra un pizzichino, almeno non vero. Poi mi rendo conto che si possa arrivare a delle considerazioni anche diverse e a delle conclusioni diverse. Vorrei svelare, insomma, questa storia del parere dell'avvocatura che tanto parla sempre la consigliera Di Biase. In realtà questo parere dell'avvocatura non c'è stato semplicemente perché non l'abbiamo richiesto, ma non l'abbiamo mai neanche ipotizzato di chiederlo. Io ho partecipato a tutti gli incontri e questa è una cosa che proprio non si può dire altrimenti, lo sanno anche le persone in sala. E in questi incontri, quando abbiamo parlato con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali, non abbiamo mai parlato che avremmo chiesto un parere all'avvocatura, mai. Abbiamo detto che avremmo chiesto agli uffici, che è una cosa molto diversa. Il parere dell'avvocatura è un qualcosa proprio diverso, che tu lo devi mettere per iscritto e loro ti devono rispondere per iscritto. Per cui non è mai esistito. L'unico equivoco che c'è stato è che ne hanno parlato i giornali. I giornali a un certo punto hanno parlato di un parere dell'avvocatura. Dopodiché, dopo qualche giorno, i consiglieri del PD hanno detto no, ma non c'è nessun parere dell'avvocatura, stanno mentendo, ma noi non l'abbiamo mai richiesto, non era neanche nell'ipotesi di chiederlo e questa cosa non è stata mai detta ai tavoli di confronto. Io c'ero ai tavoli di confronto e non è stato mai detto un parere dell'avvocatura. Me li sono fatti tutti e voi lo sapete che io li ho fatti tutti quanti. Abbiamo chiesto un parere agli uffici. E questo sì, perché c'è stato un tavolo di confronto permanente tenuto dal direttore generale Giampaoletti, che ringrazio per il lavoro che ha svolto, che ha fatto un grandissimo lavoro. Io in questi giorni, tra l'altro, ci sta purtroppo una procedura che noi stiamo subendo, perché ci sta un appalto di multiservizi della Polizia, della Scuola dello Stato. Noi non l'abbiamo gestita noi questo appalto, noi stiamo subendo quelli che sono gli eventi. Ora ci stanno i passaggi dei lavoratori ad una società che si chiama IBM. Allora, io credo che da quest'aula dobbiamo dire con chiarezza che Multiservizi deve affrontare le organizzazioni sindacali e dare l'elenco completo, preciso dei lavoratori. Questa è una cosa importante che sta accadendo in questi giorni e noi ci teniamo che la procedura avvenga assolutamente in modo corretto. Noi abbiamo, sì, è vero, lo abbiamo detto, lo è stato detto più volte, in un primo momento abbiamo ritenuto che l'ipotesi che abbiamo indicato in una commissione ambiente è stata quella di realizzare una società di primo livello al 100% di Roma Capitale. Poi abbiamo fatto un ragionamento e questo ragionamento ci ha portato a dire che con la legge Madia in realtà ci sono i servizi di interesse generale, questi possono essere fatti da una società di primo livello, i servizi strumentali no. In questo modo noi teniamo fuori una buona fetta di lavoratori, il motivo per cui noi stiamo cercando di fare una società con una gara a doppio oggetto è tutelare maggiormente il numero dei lavoratori e stiamo cercando di inserire in questo progetto, in questa gara, altri appalti, altri servizi di Roma Capitale, in modo tale da tutelare tutti quanti. E io non capisco certi atteggiamenti, perché noi stiamo facendo uno sforzo enorme da questo punto di vista. Per cui è vero, noi l'avevamo detto, ma abbiamo anche spiegato le ragioni per cui siamo arrivati ad una conclusione diversa. Ma questa conclusione non è che finisce qua. Noi dovremo, entro la fine di,
di giugno presentare una delibera, ma ci saranno altri tavoli di confronto. Ci è stato chiesto dalle organizzazioni sindacali di fare un tavolo tecnico con gli avvocati, avverrà tra 2 giorni, per cui c'è stato la massima apertura all'ascolto possibile che noi potevamo fare, e continueremo a farla, dove diremo: guardate, secondo noi questa è la proposta migliore, voi che cosa dite? Per questo stiamo continuiamo l'interlocuzione con tutti, come abbiamo fatto dal primo momento, con tutti. Per questo motivo io ritengo che noi adesso dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare il confronto così come lo abbiamo promesso e come dobbiamo assolutamente fare, ma quello che vogliamo fare è cercare di tutelare il più possibile sia la parte occupazionale e la qualità dei servizi che vengono offerti al cittadino. Grazie.